settimana e dovete sapere che durante il corso dei giorni qui a Detto Fatto ci arrivano veramente tantissime richieste. Vediamo subito una di queste. Eccola. Ciao Bianca, sono Gabriella. Questo videomessaggio è per il dottor Macri. Vorrei chiedergli qualche consiglio per mantenere l'igiene orale in attesa di poter tornare dal dentista, in quanto io, da quando è scoppiata questa pandemia, non sono più andata perché ho paura, in quanto sono anziana e quindi più a rischio rispetto ad altri. Mi mancate tanto, tanto, tanto tutti. Un abbraccio a tutti, ciao. Grazie Gabriella per questo tuo messaggio. Intanto approfitto per ricambiare il tuo saluto, perché Gabriella faceva parte del nostro pubblico, e grazie insomma per aver pensato a noi. Per rispondere alla tua domanda, noi abbiamo invitato qui il nostro tutor ad hoc, il nostro dottore del sorriso, buon pomeriggio, Giovanni Macri. Buon pomeriggio. Ovviamente noi siamo sempre felici di rivederti Giovanni, perché tu ci porti il sorriso, e non solo a livello fisico ma anche a livello umorale, devo dire la verità. Però si sorride poco a causa di questa pandemia, infatti la signora ha perfettamente ragione, circa un 20-30% di pazienti non stanno più venendo a fare le visite. Quindi di controllo. Quindi è vero che c'è stato questo calo? Questa è una cosa molto grave, perché non sono diagnosticate in tempo alcune malattie, quindi non si fa più prevenzione. Bisogna far capire ai pazienti che il dentista, il luogo dove si va, lo studio dentistico, è uno dei luoghi più sicuri in questo momento. Questo Giovanni, me la sento di garantirlo a tutti i telespettatori. Allora io infatti... Hai fatto bene a dirlo Giovanni, soprattutto la domanda è: come ci si deve comportare qualora non si può andare dal dentista per, come dire, risolvere il mal di denti, ecco. Molti anni fa era molto difficile, ci poteva essere quella banale telefonata. Adesso però la tecnologia ci aiuta moltissimo. Perché? Perché abbiamo a disposizione i social, i videofonini, quindi si possono fare delle fotografie con sì, un'ottima risoluzione e avere delle ottime indicazioni da parte del professionista. Non una diagnosi, perché la diagnosi non può prescindere dalla visita. Dalla visita, insomma, vis-à-vis. Comunque una diagnosi del paziente, basandoci proprio su quello che hai appena detto, cioè su delle foto di grande qualità, la vogliamo fare insieme a te, vogliamo provare a farla insieme a te. Allora io ti mostrerò per esempio questa foto, Giovanni, guardiamo. Questa, noi siamo televisione reale, verità, questa è una mia paziente che aveva questa lesione, era molto, non vuole, ha paura a venire anche a prendere il taxi, ha paura di andare al dentista. E io cosa ho fatto? Ho visto questa lesione, ho subito detto: lava bene le mani, prova a comprimere. Infatti quando ho fatto la compressione, subito è sanguinato, c'è stato un sanguinamento, e quindi abbiamo capito che era una lesione ematoma da masticamento e non da masticazione, cioè si era masticata proprio la lingua, ah, da masticamento. Okay. E quindi no, insomma, non era... Durante la masticazione ha creato questo ematoma. Allora, e quindi non una patologia, non una patologia più grave come poteva essere un emangioma o altro. Certo, certo. Un ematoma da masticamento. Infatti poi c'è stato chiaramente il tuo intervento e vediamo infatti il risultato dopo il tuo consiglio. Felicissima. Vedete come i social ci possono aiutare anche. Ma tu ci hai portato, hai fatto di più, perché ci hai portato altri consulti proprio tramite WhatsApp. Vediamo la prossima foto, Giovanni. Ce la commenti? Qual è il problema di questo? Qui vediamo le classiche, la parodontite, le classiche gengive infiammate. Questo fenomeno accade quando si sta molto tempo senza andare a fare la visita, la visita e l'igiene orale che si fa ambulatoriale. Quindi in questo caso si possono consigliare dei dentifrici ad hoc, dei colluttori e anche a volte il filo interdentale, però facendo molta cautela, perché ci possono essere dei sanguinamenti, le gengive sono molto molto infiammate. Vediamo insieme questa grafica che riassume un po' quelli che sono i tuoi consigli per risolvere il problema proprio delle gengive infiammate. Eccola. Abbiamo detto usare dei dentifrici contro la parodontite, fare il risciacqui con un colluttorio e evitare il filo interdentale. Non proprio, io volevo dire evitarlo, perché in alcuni casi si possono creare delle lesioni. Il filo interdentale non va mai evitato normalmente, in quei casi però bisogna stare un pochino molto più attenti, perché le gengive sono già infiammate, quindi se lo si usa con molta cautela. Allora vediamo qual è un altro problema in cui possiamo incappare quando non riusciamo ad andare dal dentista.
Che cos'è il dottore? Questa è la classica, il dottore chiama, dottore ho un buchetto sui denti, la carie. La carie. Quindi in questo caso cosa si può fare? Se si fanno delle fotografie molto, molto buone, il dentista può dare dei consigli, può dire se hai paura a venire manda qualcuno in farmacia e compra un kit per otturazioni provvisorie. Addirittura. Questa pasta chiamata pasta bianca si utilizza e si può otturare la zona interessata. Allora, hai preso questa pasta bianca e l'hai messa nel buchino dove c'è la carie, giusto? Attenzione a non creare dei rialzi masticatori, quindi pulire molto bene e cercare di occludere prima che diventi dura. E poi si indurisce da sola? Sì, si indurisce da sola, però appena è possibile recarsi dal dentista. Assolutamente. Questi sono consigli pratici per le persone che hanno molto paura, quelli chiamati fobici, le persone molto che hanno tanta paura e quindi non vogliono andare da... Hai detto bene, Giovanni, perché quello che ci tenevo a dire era proprio questo. Queste sono delle soluzioni per tamponare la situazione, ma la cosa più importante è che appena potete poi dovete sicuramente correre dal professionista. In questo tamponare caso, in questi giorni dal dentista. E adesso andiamo avanti, perché che cosa può succedere magari durante le nostre giornate? Mangiamo un frutto che ha un nocciolo molto duro e a volte può capitare proprio questo. Ai ai ai, ecco. Ai, 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 davvero, dottore? Questa è la classica frattura di uno spigolo del dente. Quando le fratture sono così piccole e danno problemi non si fa nulla. Se invece graffia o danneggia le labbra o la lingua, la frattura, allora si può usare una limetta sterile e cercare di addolcire le asperità. Una limetta per le unghie? Una limetta per le unghie. Ah. Però prima possibile vincere la paura e andare dal dentista. Assolutamente sì. Come si può sterilizzare la limetta, Giovanni? Ma si può, se sono metalliche si può utilizzare quello che si utilizza per il Covid. Se, l'ideale è se uno ha una sterilizzatrice in casa, nella sterilizzatrice, nella però sterilizzatrice. Anche con quello che usiamo normalmente per la profilassi del Covid. E allora vediamo ancora una volta come risolvere i problemi legati proprio ai denti nell'attesa di poterci recare dal nostro dentista. Guardate questa foto. Per le fratture minime, levigare le asperità con una limetta sterilizzata e poi usare un kit per otturazione provvisoria della carie. Perché, Giovanni? Ecco, fatto, io lo faccio vedere. Se invece la frattura è molto estesa, si fa quello che si fa per la carie. Si utilizza la pasta e si inserisce lì in modo che non dia fastidio. Quindi una piccola otturazione fai da te. Ok, mettiamo una piccola pezza, come si suol dire, sulla frattura. Invece, ripeto, per la frattura basta questo movimento. Questo movimento così. Andiamo avanti, abbiamo ancora un'altra foto da farti vedere, Giovanni. Ecco, questa è la cosa più brutta. No? Che è successo? Questa è la cosa più frequente. Quando si rompe, si frattura una dentiera, cosa fa? Si va nelle ferramente e si compra il cianacrilato, la colla. Non bisogna evitare di fare questo, perché se vengono mal posizionate le parti si possono creare dei decupiti, si può perdere di stabilità e di ritenzione, e quindi l'ideale in questi casi è utilizzare le paste per dentiere e utilizzare questa finché non si può andare dal dentista. Quali sono le cause della frattura della dentiera? Soprattutto quando cade per terra. Normalmente, sì. Normalmente se è ben fatto un manufatto protesico non dovrebbe fratturarsi, però quando cade accidentalmente questo succede. Invece per le fratture dei denti, gli sport pericolosi, certo, che vengono fatte anche all'interno del domicilio. Grazie Giovanni Macri, come sempre interessantissimo il tuo tutorial.